È stata completata dall'ANAS l'installazione del ponteggio sospeso lungo la strada Cilentana nei pressi del viadotto Acquarulo, un'operazione necessaria per l'esecuzione delle attività preliminari di perforazione finalizzata alla successiva attivazione dei rinforzi con barre di ancoraggio dai WADAG. Tale fase dei lavori rappresenta quella più complessa dal punto di vista tecnico, anche in relazione ai tempi di realizzazione prefissati. Si lavorerà dunque anche nei fine settimana per garantire la riapertura pure entro Pasqua, termine quest'ultimo ribadito anche dall'onorevole Attilio Pierro a seguito delle dichiarazioni del senatore Francesco Castiello, secondo il quale sarà difficile la riapertura della strada entro la data stabilita. Probabilmente il senatore Castiello ha chiamato l'ex ministro Toninelli, ma i lavori sono in linea con il programma già illustrato da parte dei tecnici dell'ANAS. Io penso che la politica oggi deve stare vicino all'ANAS, deve stare vicino al territorio e deve cercare di spronarle per finire i lavori in breve tempo possibile. Anzi, ci saranno altri lavori, stanno verificando le gallerie, andranno. Inizieranno i lavori per le barriere sui viadotti. A breve inizierà anche il lavoro a Rocca Gloriosa, dove oggi abbiamo il senso unico alternato, e prima di Pasqua si aprirà anche il doppio senso, il tratto di Rocca Gloriosa. Pertanto si sta lavorando. Io ho sentito, anzi, li sento quasi quotidianamente i tecnici dell'ANAS, e è tutto a posto e sicuramente saranno riaperti prima di Pasqua. Ecco, onorevole, quindi possiamo rassicurare tutti gli utenti che gli impegni presi anche dal sottosegretario verranno mantenuti e quindi la Cilentana verrà riaperta. Certo, i tempi ci troviamo con i tempi, ma è una cosa importante perché per le attività turistiche, per le nostre attività commerciali, visto che nel periodo di Pasqua tutte le persone vengono a fare visita nel nostro territorio per cercare di decidere dove andare quest'estate a svolgere le vacanze, a trascorrere le vacanze con la propria famiglia, ed è importante essere pronti anche con la viabilità. Io ne sono certo, ne sono sicuro. L'ANAS mi ha confermato che comunque sarà riaperto. Hanno già avviato il primo foro, già è stato terminato, diciamo, la lavorazione del primo foro, faranno anche gli altri fori e sicuramente prima di Pasqua. E la politica questo deve fare, la politica deve incoraggiare, giustamente il senatore Castiglio dovrebbe fare questa politica, cercare di incoraggiare questo governo dall'ANAS per terminare i lavori e dare un risultato importante al nostro territorio, perché è un servizio, ma non solo per chi viene d'estate e per chi viene a scegliere, diciamo, le vacanze estive, anche per i ragazzi che frequentano Valle della Lucania, per le scuole, per il tribunale, per l'ospedale, per i nostri utenti, per il nostro territorio, ci vuole, diciamo, la realizzazione, l'apertura subito di questa strada.